prima linea che si è portata a rete, la seconda che lo sta facendo, rimane leggermente discosto per Lazio Bro. Si parte, c'è lotta per il comando, difende la corda Piqui che si ritrae. Pandemonium, lo scatto esterno di Password Man che scavalca Petty Rosso Jet che cerca posizione al centro gruppo, rientra però P-Quick, Gianfranco Cellini e Tigi Michelotto ad Arsene, poi passano intanto a tabellone, palla di Pelatici, viene dritto, c'è ancora lotta per il comando perché c'è di fuori anche partner Fari che strappa parecchio, lancia un 14-2, primo quarto piuttosto violento, 28-8, sono i tre che si staccano, due in lotta e uno a guardarli, partner Fari all'attacco, poi si apre di galoppo il numero 6 di Password Man che ovviamente deve lasciare le posizioni, viene di fuori Petirosso Jet che lascia in corda Push, cavalli che vanno a completare i 700 di gara. Di qui che nella scia di partner Fari che è passato di forza, Petirossa costruì fuori, poi Push e ancora Pedru. Questo dopo 800 metri gara, il rallentamento del capofila, 32-4 la frazione. Petirossa gente sempre all'esterno, guadagna qualcosa ma non si è ancora fatto vivo a lato di partner Fari, lo fa il chilometro in 1:17,5, sta passando. Di forza Petirosso Jet imponendo la classe del favorito e va in fuga all'ultima curva, ai tre quarti di miglio il vantaggio aumenta, tre lunghezze subito, nonostante il parziale lento in 31-9 che vale forse meno per lui, c'è lotta dietro, si è mosso anche Pedru e lungo partner Fari, è richiesto anche Pequix, si muove Pandemonium in risalita ma Lorenzo Alessi deve far trottare gli ultimi 150 metri a favorito per fare ancora un +1 nella casella vittoria. Petirosso Jet, largo sul traguardo, il training del team Porzio, il secondo a distanza di Pandemonium, il terzo di Pedru, 30,5 la chiusa, 1:17 la media del vincitore chilometro, un cavallo che dimostra di apprezzare particolarmente questa pista, il figlio di Pine Chip, appunto il training di Antonino Porzio.